stato fatto per questa rassegna Postanimus, che siamo alla quarta edizione, devo dire che sta crescendo bene e questo è sicuramente una cosa positiva. E in particolare questa sera l'emozione è doppia, perché per me anche è un momento importante anche dal punto di vista personale. Mi dicevo prima ad Antonio, ho avuto la fortuna, il piacere, l'onore di vivere a fianco ad Antonio, a Giuseppe Di Vito. Per me è veramente, posso definirlo una persona di famiglia, perché ero a casa sua, passavo tutto il vicoletto di casa e quindi lo vedevo all'opera tutti i giorni, prima affacciato da un balcone, poi dopo si è spostato più da gli anni su un terrazzino dove oggi tra l'altro dipinge pure Antonio, quindi quando vedo lui che dipinge ho di nuovo l'immagine del papà Giuseppe Di Vito all'opera. Chiaramente per me questa è sicuramente una delle mostre più importanti, perché Giuseppe Di Vito ha rappresentato, secondo me, ma credo di condividere il pensiero un po' di tutti, il vero artista postmoderno. È stato un testimone di un'epoca in cui c'è stato un grande sviluppo da un punto di vista culturale, l'epoca dell'art shock. È stato testimone di questo periodo d'oro per l'arte, ma possiamo, quindi a lui dobbiamo veramente tanto, quindi questo è il minimo che si potesse fare, cioè organizzare in suo ricordo, in suo onore, una mostra del genere. E in più io dico che è stato anche colui che ha fatto sì, ecco, che a Positano poi potessero arrivare tanti altri artisti del mondo, perché lui era effettivamente un punto di riferimento, era un porto sicuro per tutti questi artisti internazionali, pittori che da tutto il mondo sono venuti a Positano ed erano nella maggior parte ospiti di Giuseppe Di Vito. Quindi dobbiamo a lui anche questa cosa e tutti questi dipinti che sono stati raccolti anche per rappresentare le libri di Matilde Romino sono arrivati a Positano anche grazie a lui, quindi vorrei che fosse riconosciuto a Giuseppe Di Vito anche questo aspetto che non ritengo secondario. Credo che sia anche l'occasione giusta per fare anche un annuncio di questa sera, è una cosa alla quale stiamo lavorando, come lo sa, ed è l'intenzione mia e l'amministrazione intitolare una strada del genere, perché ad oggi non c'è questa cosa, per cui vi anticipo che è già partito l'iter per dedicare a Giuseppe Di Vito una traversa di via Volta, perché appena avremo concluso tutta l'iter con la prefettura sarà via Giuseppe. Ringrazio il professore per il contributo per questo bellissimo Natale, e questa è una cosa importante, perché quando si fanno questi corsi, insomma, è bene che rimanga qualcosa di scritto che possa essere tramandato, la parola non rimane, invece ciò che rimane scritto per darlo per le future generazioni, quindi grazie per questo contributo, grazie per grazie. Non posso non ringraziarlo, perché chiaramente lui ci dà una grossa mano dall'alto della sua cultura in questo campo, per cui devo necessariamente, come sempre, ringraziarlo. Grazie a tutti voi che siete qui.